Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo nuovamente su Lost Ark, dove praticamente ci troviamo subito dopo, 5 minuti dopo il video precedente, dove vi ho parlato comunque a ruota libera del gioco, e mi ritrovo a dover fare un dungeon. Mi si è sbloccata questa cosa. Non so onestamente se ci sia già modo di fare una coda per partecipare al dungeon, ma semplicemente proviamo ad andarci e vediamo. Puoi entrare, possiamo giocarla in normal o hard. Ci recupereremo all'interno di questo dungeon un'armatura molto bella, di livello 75 contro quella di base, che è già la seconda che ho trovato, che abbiamo equipaggiato, che sarà non commerciabile. Possiamo fare matchmaking, quindi cercare altre persone. Sì, vediamo se ci trova qualcuno in grado di partecipare con noi. È stato velocissimo calcolando tutta la gente che c'è. Andiamo a fare questo dungeon in compagnia di altri. Con la G saltiamo, andiamo a dare una mano ai nostri amici. Lo trovo veramente intrigantissimo fare questa cosa alla Diablo-like. Bisogna essere veramente veloci anche a scendere, a saltare, ad evitare di... Diamo una mano. E qua essere comunque lenti potrebbe penalizzare il party, anche se in realtà è figo il fatto che non ci si muove con WASD, ci sono tutte quelle cose viste in 3D, in terza persona, visto da dietro, un po' alla World of Warcraft. Qua si va avanti abbastanza agilmente, quindi è figo anche quello. Quindi è interessante questa cosa. È stato trovato istantaneamente il party. Ho sempre trovato tediosi quei dungeon da rifare continuamente, per il fatto che appunto sono lunghi e c'è magari una... è pesante proprio a livello grafico. Invece devo dire che, visto così, non è neanche malaccio. C'è una mappa, non è neanche grandissimo, a dire la verità. Guardate che do una mano di qua, così si può dare una mano. Se poi pensate anche che tutto questo ve lo potete giocare tra amici, senza doverli convincere ad acquistare un gioco che non vogliono, ma è free to play, perché no? Ovvio che adesso, giocando con questi e non con una gilda, ognuno si fanno poi i fatti loro. Siamo in questo dungeon di questi Toxic Claw, che è una banda, insomma, che è imputata di essere gli artefici di aver rotto, rubato comunque una parte di una tavola di pietra. Io continuo però purtroppo a giocare di inesperienza, infatti non uso mai le skill, e questo potrebbe essere penalizzante nei confronti degli altri. Comunque sono anche il capo squadra, tra l'altro, ma non sto conducendo nessuno perché gli altri stanno già a giocare, io no. Infatti ho la coroncina sulla testa. Facciamo inferno. Mamma mia, che effetti spettacolari. Devo dire che è carina come cosa. Il dungeon non mi dispiace, per quanto sia piccolo, insomma. Normal healing potion. Ok, andiamo avanti. Cerco di giocare il più possibile, ovviamente, perché poi uscendo poi tornerò in 10, 12, 15 mila di coda. Spero che tu mi abbia portato nuove notizie per la tua salute, spero. Il pezzo della tavola è qui. Ho trovato il pezzo della tavola rotto. Noi abbiamo l'intero nella città principale. E infatti l'ha appena detto, il resto in quella cattedrale. Forse è tempo di un sacro pellegrinaggio, perché la storia ha una sua lore, nel senso che comunque all'inizio ve la presentano come meta di pellegrinaggi, meta dove comunque vanno in tanti. C'è una piazza dove si pregano i vecchi salvatori, diciamo, del mondo nella prima battaglia contro i demoni. Quindi bisogna battere il boss. Bella comunque, un po' stile Final Fantasy, questa cosa delle bande rosse che ci fanno vedere dove sta per colpire il mostro.
Non c'è il tank, a quanto ho saputo, in questo gioco. Sono comunque tutti da supporto o da danno. Il mio è una la mia è una classe da supporto. Ovviamente, perché non cura. Holy Aura. Stanno facendo, bisogna stare all'interno di questo cerchio. Dai, che ce l'abbiamo quasi fatta. C'è Sheptum. No, quello lì, che è quasi morto. Però dovremmo avercela fatta. Ok. Abbiamo ottenuto Demon Killer. Long Staff. Dovrei informarmi sugli oggetti rari da trovare in questo posto, comunque. È già troppo tardi e l'ho dato al demone. E infatti adesso penso bisognerà tornare di corsa in città, perché sarà sotto attacco la città, immagino. E infatti l'ha appena detto. Dobbiamo tornare indietro. Cioè, interessante come cosa, perché... cioè, non si prosegue cliccando come pazzi. Per quanto io volessi farlo all'inizio, l'ho detto tanto in inglese, ma in realtà la storia si comprende abbastanza semplicemente, leggendo, insomma, c'è tutto sottotitolato, alcuni fumetti, quindi... Prydolm è on fire, quindi hanno dato fuoco alla città e stanno invadendo la città con ondate di demoni. Città tra l'altro bellissima, questo è, non vi dico nulla, ma lo conoscerete subito appena iniziato il gioco, e ci sarà subito un colpo di scena alla fine del prologo. E siamo adesso all'interno di questa zona che sembra essere distanziata, ma io voglio dare un'occhiata. Siamo tornati in single player, cioè single player, giochiamo da soli. Quest'arma qui voglio vedere come cambia. No, non cambia per nulla, è sempre uguale. Dovrei aver preso anche un'armatura, dovrebbe avermi dato, credo. E invece no, era questa forse, no. No, ma c'era scritto che mi dava quell'armatura lì. Vabbè, non mi ha dato niente. Skillet Grave Robber Air Accessory. Ah, ok, però non mi dice che è migliore. Io adesso provo a mettere... Scusate, ma ho questa... No, ho equipaggiata quella più bella. No, niente da fare. Niente. Torniamo e andiamo. Defeat Demon. Ogni tanto vi capiterà anche di trovare di fronte, quando raggiungete magari delle zone, che partano delle quest a tempo che durano dei 2-5 minuti, quello che ho visto. E praticamente dovete farle in tempo, avete un bonus, cioè avete dei reward se riuscite a completare la quest. In genere sono uccidi 10 di questi mostri in 2 minuti. Ed è diverso e meno tedioso rispetto a un World of Warcraft, dove si combatte ancora col tab, il target. Insomma, quindi è interessante come cosa. Devo uccidere 30 di questi mostri, ne ho già uccisi quasi 30 appunto, ne ho uccisi 27. Devo salvare anche dei cittadini che non vedo. Boia mondo. Vai, adesso. Usa questo. Ok. Inherited Turtle è il titolo un po' così spiritoso che mi sono messo. Ah, quelli lì, i villici. Salviamo i villici. Non so come si facciano a salvare i villici, ma credo cliccandoci sopra. Ok, si figuri. Andiamo su. Rimetteremo in piedi questa città, ne usciremo più forti di prima. Però intanto ci sono un sacco di demoni qui che penso subito a sistemare. La cosa che devo dire è che probabilmente per venire incontro ai molteplici giocatori i mostri respawnano a una velocità folle. Però vabbè, non è nulla di tedioso. Ok, ne abbiamo fatti 5 su 15. Devo andare avanti e ripristinare la città. C'è un portale lì. Vediamo che un po' di combat. Boia mondo, c'è un boss di quelli grossi che ha la doppia barra della vita. Inferno. Pozione. Via, fuggi. Ok. Windeader. Posso chiuderli? No, non posso distruggerli questi. Credo sia comunque istanziata come... Ah, si sono chiusi. Ok.
è istanziata come zona, non ci sono altri giocatori perché è solo inerente alla mia missione. Poi la città tornerà normale una volta che la completerò, credo. Dai, dai, vada, vada, vada pure. Adesso salvo gli ultimi. Ne abbiamo salvati 9 su 15. Però dà immensa soddisfazione tutto questo, eh. Ecco la verità. Ah, ma io qua c'è la taverna. Interessante. C'è la taverna. E qua c'è un altro posto. Bene, stiamo andando in taverna e vediamo cosa c'è. Devo salvare quei tre. Ok, salviamo questi. Poi probabilmente essendo istanziato non vengono rigenerati i mostri qui. Sì, dovrei usare anche gli altri in effetti. Gli altri spell. Ma non mi manca l'abitudine. Neria. Ok, Neria, che è anche il nome del server dove comunque dovrebbero giocare gli italiani, che hanno scelto comunque il server della comunità. Ah, era un obiettivo a parte però quello di salvare Neria, quindi va bene, me ne restano comunque tre. Qua non c'è più nessuno, quindi andiamo via. E qua c'è il secondo dove si salveranno altre persone ancora. Vai, vai. Ok. Inferno. Ecco le ultime due. Vabbè, ok. Eliminare i demoni in fronte alla cattedrale. Speriamo non siano riusciti a prendere la tavola, perché sennò hanno già ricomposto l'arca e il gioco finisce. Qua c'è un altro grosso demone. Vediamo la pozza. Ah, ma l'abbiamo già spazzato via proprio così. Va bene, andiamo su. Quando poi lanciate l'abilità con la barra spaziatrice, che è quel traslamento, insomma, qua sotto esce un cooldown. Però adesso voglio provare la Z. Devo ancora capire esattamente a cosa serve la Z e la X. Se qualcuno di voi lo sa me lo dica pure, che lo ringrazio tanto. No, dovrei leggere in realtà, ma in questo momento... Vedete che poi combattere con l'attacco base li tenete lontani, però il danno che fate è poco. Ci sarà un mega boss qua. Qua davanti bisogna andare, ok. Eh sì, c'è il mega boss. Vai. Bevi la pozza. Ho fatto appunto nell'attacco della palla di fuoco il fatto che comunque facciamo danno a tempo per 7-8 secondi, mi pare 32 di danno al secondo più il danno che fanno normalmente, e questo è uno dei potenziamenti che ho usato. Però già se il demone fa danno da fuoco probabilmente non lo subisce più di tanto e quindi la mia build sarebbe sbagliata, ma in questo caso no, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente è ancora inizio gioco, quindi è tutto ancora molto molto semplice. Eccola lì la tavola, l'hanno ricomposta. Cosa dice questa tavola? Non farmelo chiedere ancora. Non ho niente da dire a un demone. Finalmente un prete con un po' di combattimento. Yeah.
pagherai per quello che hai fatto a queste persone. Così tanta potenza, sei un Delane, che non so cosa sia. Interessante. Purtroppo penso che sia tempo di andare, ma non preoccupateci, rincontreremo. Hai usato ancora quel potere. Lo so, ma non avevo scelta. Più lo usi, più sarai consumato dalla sua oscurità. Non lo userò ancora. A proposito di quello che hai visto, torna là, sono Delane, nato tra un umano e un demone. Da un umano e un demone. Ma non è importante ora. La tavola. È al sicuro, come tutti i suoi segreti, grazie a te. Questa tavola, ora completa, descrive la locazione segreta dell'arca della Re Luterra. Bene, e qua ripartiamo da Pride Holm, dove tecnicamente dovremmo sbloccare anche qualcosina. Sta in questo villaggio per un paio di giorni, sono sicuro che imparerà. Ok, si va avanti, va bene, e si parla anche qua a lui. Va tutto bene, sono sorpreso. Ok, e qua dovrebbe partire una cutscene. Sì, si dorme vestiti proprio un paio di giorni e poi si riparte. Questa, ragazzi, era la seconda parte del video di approfondimento, dove abbiamo visto anche un dungeon, che onestamente è anche il mio primo dungeon che facevo in questo titolo. Devo dire che mi ispira. Non è assolutamente male. Come tipo di gioco, è bello snello nel combattimento, mi diverte. E io non sono mai stato un estimatore di Diablo, per quanto abbia finito il Diablo 1 ai tempi. Ma all'interno di un MMO, quindi prendere tutte le meccaniche di un Black Desert, più o meno, adesso ne ha meno perché non ha tutte quelle cose di carovane, credo, o di un gioco comunque, un MMO normale, metterle all'interno di una meccanica che comunque è Diablo-like, mi sembra una scelta assolutamente vincente. Quindi ragazzi, io attendo il vostro parere ancora una volta qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!